Quindi, ragionando sul materiale da trattare, dimentichiamoci già le 155.000 delle differenziate che hanno già preso la loro strada, dobbiamo andare a ragionare sul quota parte delle 108.545 che in parte già all'interno delle lavorazioni del PAI vengono recuperate. Abbiamo un recupero da frazione secca di 38.006 e rimangono le altre 70.000, 5.092 e 6.763. Ricordiamo questo passaggio. I 5.092 rimangono tal quali, 6.763 degli ingombranti rimangono tal quali, i 108.000 vengono a ridursi da 70, cioè a 70, dando 38.600 ancora di recuperabili. I 6.500 che comprendono ancora i sanitari, quelli di lavorazione, quindi, sui quali già si è detto, 18.000 degli speciali e 20.000 che sono i vecchi fanghi di depurazione con sostanza solida al 25 che una volta asciugati con sostanza solida al 65% si riducono ovviamente in peso e sono equivalenti a 20.000 tonnellate annue. Totale di tutto ciò è 114.500 tonnellate annue, alle quali si vanno ad aggiungere 15.300 di scarto da attività di recupero, sono gli scarti che comunque ad oggi ENEA non si sente in grado di poter recuperare, quindi circa un 130.000 tonnellate che oggi ENEA prevede di bruciare per produrre annualmente 38.900 tonnellate di scorie. Ora dobbiamo ricordare che il PPGR e la stessa ENEA, nel suo progetto del PAI, prevedono di poter spingere la raccolta differenziata al 75%. Per motivi precauzionali analizziamo un'ipotesi in cui la raccolta differenziata è spinta solo al 70%, come comunque da tutti ambito e è reso possibile senza troppo sforzo, rendibile possibile senza troppi sforzi. Ricordiamo che già diversi comuni passano all'80% all'interno della nostra provincia. Ecco che allora quella fetta gialla della torta aumenta, arriva a 70, ovviamente cala al 25,7 la fetta grigia, la colonna con i termini quantitativi vede il grigio a 71.000 tonnellate circa. Queste sono le parti valorizzabili e non certo da mandare a combustione. Il capitolo 3.3, rivisto e corretto secondo questa proiezione al 70%, assume questo aspetto. 193.507 tonnellate di differenziata aborigine, un 36% che è il recupero della frazione secca applicato ora alle 71.000 tonnellate circa, comporta un 25.547 tonnellate ancora di materiale che può essere posto nel percorso del recupero, del riciclaggio, e vedete come si riduce sempre più quella parte di colonna in grigio che è quella deputata all'incenerimento. Stiamo parlando di 45.417 tonnellate. Vale la pena aprire una parentesi in quanto far tutto questo indifferenziato è appurato che ben 9.100 tonnellate all'anno sono monomateriale, si tratta di pannolini usati. Per i pannolini usati si ha in fase di studio a livello europeo, sia in Italia che nel nord Europa, alcuni progetti pilota per il recupero, in quanto sono materiali molto facilmente selezionabili dall'utente, la raccolta differenziata dei pannoloni non è di nessuna difficoltà, sono concentrati in alcuni ambiti molto ben delimitati, come gli asili, gli ospedali, le famiglie con bimbi piccoli, ovviamente, alle quali possono essere forniti i giusti ausili. E tutto il resto si riduce a 36.300 tonnellate. Vediamo ora di ragionare su tutte le frazioni merceologiche residue, ovvero di cosa parliamo umani, quando parliamo di questo residuo: 36.300 di indifferenziato e 9.100 di pannoloni. Gli speciali contengono 18.000 di non valorizzabili, 20.000 di fanghi,
6.500 di sanitari e scarti di lavorazione, e ancora quei 15.300 tonnellate di scarto da recupero. Vediamo ora il quadro riassuntivo dei rifiuti in ingresso al PAI e ragioniamo sulle varie frazioni merceologiche residue. Come dicevamo, i rifiuti urbani, con il loro indifferenziato e la loro filiera volutamente separata di 9.000 tonnellate dei pannoloni o pannolini, e gli speciali, con i 6.500 dei sanitari, 18.000 dei non valorizzabili, i 20.000 dei fanghi al 65% e lo scarto da recupero. Quindi, sommando gli uni e gli altri, dobbiamo recuperare 105.200 tonnellate all'anno. Obiettivi. Osservare attentamente il contenuto per quanto riguarda il differenziato secco e i 18.000 dei non valorizzabili, quindi nelle diapositive 1 e 2 qui richiamate. Aprire un capitolo sullo studio della filiera dedicata per i pannolini, per poter recuperare poi le materie molto molto ben identificate all'interno di questa categoria merceologica, in quanto si tratta di plastica, di materiali cellulosici. Per riguardo agli speciali, occorre ricordare che è assodato che gli infettivi rappresentano solo il 7% di queste 6.500 tonnellate. Le 18.000 tonnellate dei non valorizzabili li osserveremo in dettaglio nella tabella 2, e per i fanghi, di 20.000 tonnellate di fanghi, avremo la filiera dedicata in cui parleremo di biogas e coltivazioni no food per un recupero in ambito agricolo di questa parte di residua. Per quanto riguarda infine le 15.300 tonnellate di scarto da recupero, volutamente tendenti al giallo anche come colorazione, ne osserveremo il contenuto nella tabella numero 3. Ecco che per quanto riguarda le 36.300 tonnellate dell'indifferenziato secco degli urbani, vediamo che carta, cartone e poliaccopiati 25-31%, plastica 33-40%, la fanno praticamente da padrone. Così come accade per i rifiuti speciali, queste 18.000 tonnellate hanno carta e cartone fra 26-28% e plastica al 35-38%. Scarto da recupero, ancora una volta, carta e cartone 22-25%, plastica 45-50%. Quindi è palese che qui Enea inizia a ragionare in termini di kilojoule su chilogrammo, ovvero in termini di potere calorifico, ovvero quanta energia ci possono dare queste materie. Essendo carta, cartone e plastica, va da sé che è tutto un materiale altamente combustibile e altamente energetico. Ed è appunto qui che i sentieri si separano. A questo punto in avanti il piano di Enea inizia a concentrare sulla quantità di energia ricavabile da questo scarto e comincia a ragionare in termini appunto di energetici su chilogrammo, mentre il progetto alternativo deve valutare obbligatoriamente quanto risparmio energetico si ha nel non andare a ricavare da madre natura tutte quelle materie che non riusciamo ancora a recuperare da questi scarti, e sono rapporti elevati da 1 a 5 in su, dei quali ci occuperemo nei prossimi capitoli.